Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi inizio una nuova mappa su Farming Simulator 22. Allora, la mappa è la Gold Crest Valley 22 ed è aggiornata. Come mai inizio una nuova mappa? Perché quella dove ho iniziato, cioè la Land of Italy di Edo, mi sembrava un po' troppo difficile per i miei gusti. In poche parole, i terreni erano deformati, stretti, piccoli, per fare molte cose ci volevano un sacco di soldi ed essendo da sola, ho preferito non innervosirmi, prendere una mappa un po' più facile e giocare con più voglia. In questo video esploro un po' la mappa, ve la faccio vedere un attimo. Una mappa molto carina, semplice. Prima di tutto andiamo anche qua nelle impostazioni di gioco e mettiamo un attimo il tempo reale, difficoltà la metto media per non essere nemmeno troppo facile, nemmeno troppo difficile, traffico sì, crescita stagionale no perché è troppo difficile per i miei gusti, giorni del mese 1, visuale mese fissa, neve certo, distruzione e raccolto no perché se no distruggo tutto, aratura periodica sì, rendiamo le cose un po' più difficili, sassi no perché sono troppo complicati, calce viva sì, dai, erbacce no perché è troppo complicata anche lei. Questa è la mappa, vediamo un attimo da qua. Vi faccio vedere subito un attimo cosa possiedo. Di terre possiedo il terreno 5, 3, 2, 6, 50, 24, 45, 42. Come terreni praticamente ho il 3, il 5 e sto qua che è un 6. E poi qua ho il 42 che è un altro terreno. Adesso andiamo a vedere subito cosa c'è sopra. Io ho già dato un'occhiata, ma vi voglio far vedere in anteprima anche a voi. E qua vi faccio vedere subito cosa c'è anche qua. Quindi, prima di tutto vi faccio vedere ancora un attimo di macchine, di cose, cioè trattori e robe varie, veicoli posseduti. Ho un John Deere 7810, un MF 3650, una raccoglitrice top liner 4090, un'auto che adesso userò, la Lizard, il pick-up classico. Ho un carrello di K115, ho una lama di 6 metri, un coltivatore piccolo di 2,5 m, una seminatrice di 3 metri, una falciatrice di 4,4 metri della Kuhn, piccolina va bene, voltafieno di 4,4, 3,4 anche ranghinatore, un cassone da carico, un'imballatrice, poi ho una lama per il rimorchio e un peso. Quindi io direi di prendere subito la macchina e andare a vedere la mappa. Dove sei? Eccoti qua. Qua c'è uno spazio per metterci i veicoli e robe varie. È abbastanza grande come piace a me. Qua per riparare il veicolo. Questo ha 0 mese di vita. Non ho guardato gli altri, ma lo guarderemo sempre in sto video. Quindi qua è una specie di farmo. Qua è la farmo. Posso passare di qua anche se non si potrebbe. Qua ho un pollaio dove posso comprare diversi, non solo galline, tipo anche anatre, galli. Ci sono scritti in inglese, quindi vabbè, chicken sì, il gallo e anatre di vari tipo. Quindi, sta cosa è bella. Questo ha sempre. Ah, sono tutti attrezzi nuovi se sto guardando, li sto cambiando, sì. Quindi ritorniamo sul nostro veicolo e andiamo avanti. Quindi possiedo questo pollaio qua. Beh, devo comprarci le galline e robe varie, ma un po' per volta. Poi ho questo terreno qua che è da raccogliere. Che c'è? Questo sembra. Cos'è? Frumento, sì. Che è un terreno di quasi un ettaro, 74. Ok, andiamo sull'altro terreno che è il 14 sulla mappa.
abbiamo un terreno un po' più grande, 1,23 ettaro, però tutta l'area è di 2,46. E poi andiamo anche sull'ultimo per vedere le informazioni. L'ultimo è questo terreno qua, 1 ettaro poco più e me, cioè 1,66 ettaro, e l'area totale è di 2,77, che comprende anche tutto questo spazio qua. Quello che possiedo ancora è questo terreno qua, tutto sto qua, dove ci sono i maiali. Togliamo la mappa un attimo. E ci sono diversi tipi di maiali. Adesso ve li faccio vedere se riesco. Sono sempre in inglese. Che belli quelli piccoli! No, fighissimo, raga. E questo. Ce ne sono tanti, tanti tipi. I nomi sono in inglese, ma va bene lo stesso. Andiamo sul veicolo e andiamo negli altri due spazi che possiedo. L'altro pezzo che possiedo è sto qua dove ho le pecore. E anche qua ci sono un casino di tipi di pecore. Quindi questo qua è un altro pezzo, ma un po' per volta compreremo tutto. Andiamo nell'ultimo, che è quello lì in basso, vicino al 32, pezzo che possiedo. Sono praticamente arrivata. Come potete vedere qua le strade sono molto più larghe, molto più facili da andarci. Quindi l'ultimo pezzo di terra che possiedo è questo qua, dove ho praticamente, penso, i maiali. Ah no, le mucche. Ma anche qua ce ne sono tanti tipi. Non vedo l'ora di prenderle. E inoltre ho anche un terreno di erba che è già pronto per la raccolta di 1,39 ettaro. Niente male. E qua tutti gli attrezzi per gli animali. Ok. Ranghinatore, falciatrice, cassone, imballatrice. Perfetto, è studiato stra bene. Qua c'è anche un silos dove posso fare insilato. È fatto molto bene come mappa. E boh, ho fatto il giro un po' della mappa. Nel prossimo video inizierò i lavori. E spero che il video vi sia piaciuto. Spero che resterete con me in questa serie che spero di non dover più cambiare. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale e grazie a tutti della visualizzazione. Buona giornata o serata a tutti.